Allora, qua all'inizio, qua in piazza, c'era un negozio alimentare che il signore, andando avanti con l'età, adesso ha deciso di chiudere. Io in infanzia sono cresciuta nel negozio alimentare, cercando un po' il lavoro, mi sono detta perché non ricominciare, visto che è una cosa che avevo l'abitudine di fare, che conoscevo, non è una cosa del tutto nuova. Abbiamo chiesto diciamo, a chi poteva affittarci il locale, questo signore è stato ben gentile da darcelo e dunque sono ricominciati i lavori e avanti con la nuova avventura. E io avevo i nonni che erano di Gebona, dunque le origini erano di qua e venendo qua d'estate, come può succedere, ho incontrato l'amore e dunque mi sono spostata da Bruxelles ad Avasinis. Diciamo che siamo partiti subito con quell'idea lì, avendo già un negozio alimentare che qua chiudeva, di alternative, essere dipendente, non lavorare per se stessi, diciamo. Dunque questo mi ha spinto ancora di più ad andare avanti col progetto. Allora, le persone devo dire che sono, mi pare che abbiano fiducia, diciamo, in quello che sto facendo, sono abbastanza contente di ritrovare, diciamo, l'alimentare e comunque anche un po' sociale quello che faccio, nel senso che c'è un ritrovo, c'è un aiuto, ci sono certe persone che comunque sono più anziane che non ce la fanno a fare la spesa da soli o a trovare piatti pronti, insomma, o a farseli. Dunque qua troveranno sicuramente un appoggio, un aiuto. Soprattutto per fare, non rivivere, ma per dare un po' di vita anche al paese, perché abbiamo qua il bar e non avevamo, diciamo, più un alimentare, più nient'altro, diciamo. Dunque questo dà un po' di movimento anche al paese. Tanti come me automaticamente mi chiedono cosa fai qua, c'è proprio uno scambio, in genere si fanno gli studi e si prova subito ad andare fuori. Benvenga, voglio dire, l'esperienza è bella farsela. Ti dico, io l'ho fatta all'incontrario, è tutta un'altra cosa, ma è molto gradevole, molto bello. Si ricomincia, diciamo, avere un approccio sociale che è molto diverso, molto molto diverso, e quello è molto carino.